Partiamo da un dato di fatto. Pianificare è importante, anzi direi cruciale, ma di fatto quando poi sei sul campo hai davvero bisogno di aver chiaro il prossimo passo. Non serve che tu veda la cima della scala. Ed è il motivo questo per cui oggi ci concentriamo su una puntata dedicata proprio alla pianificazione dei prossimi 30 giorni. Qualunque sia il momento in cui guarderai questo episodio, ti servirà moltissimo. Quindi guardalo dall'inizio alla fine. Ti ricordo inoltre, prima di tuffarci nel cuore della nostra puntata, che se stai guardando questo video dal canale YouTube oppure dal sito bit.academy.it/podcast, ti aspetto nello spazio dedicato ai commenti per farmi sapere, o meglio per sapere, che cosa pensi di questa puntata e quanto ti è stata utile. Invece, se stai ascoltando questo podcast dalla tua piattaforma podcast preferita, Spotify, iTunes, Spreaker, mi raccomando, lasciaci una recensione a 5 stelle se questa puntata ti è stata utile. All'interno della membership di Bits Academy utilizziamo un approccio abbastanza strutturato per organizzare sempre tutto l'anno che abbiamo di fronte. Quindi ad inizio anno utilizziamo una mappa che prende il nome di mappa 3x3. Ed è una mappa che si compone fondamentalmente di quattro cerchi, ciascun cerchio corrisponde ad un trimestre, in un anno ci sono quattro trimestri, quindi quattro cerchi, tre dei quali hanno un obiettivo ben preciso che intendiamo raggiungere per la crescita della nostra azienda e del nostro progetto entro un arco temporale di 90 giorni, che è appunto l'arco temporale di un trimestre. Il quarto trimestre è invece un trimestre che utilizziamo come jolly perché inevitabilmente arrivano gli imprevisti, arriva la vita di ogni giorno, arrivano rallentamenti inaspettati e quindi l'idea di darci tre grandi obiettivi ogni anno distribuiti in tre trimestri laddove c'è sempre un quarto trimestre jolly è quello che noi chiamiamo mappa 3x3 ed è un approccio che ha aiutato moltissime Bits Girls e che personalmente utilizzo da diversi anni. Ora qui non stiamo pianificando l'anno intero, stiamo pianificando però i prossimi 30 giorni. Diciamo che da una pianificazione di tutto l'anno possiamo poi entrare nel dettaglio e nello specifico riguardo a quello che vogliamo fare nel trimestre e quindi nel nostro prossimo mese. Alla fine di questa puntata ti dirò anche dove trovare un intero training gratuito, super approfondito e dedicato proprio alla mappa 3x3. Però diciamo che questo è un super riassunto molto pratico proprio per chi è super impegnato. Allora, abbiamo detto che la mappa 3x3 si compone di due, diciamo, componenti. C'è un macro obiettivo che si ripete, o meglio, che cambia ogni trimestre ha il suo macro obiettivo, l'obiettivo principale che in quei 90 giorni vogliamo raggiungere, e poi ci sono le micro azioni, le piccole azioni che andiamo ad intraprendere, piccole ma non per questo poco importanti e significative, piccole ma strategiche, che andiamo ad intraprendere per realizzare quell'obiettivo nei nostri 90 giorni, quindi nel trimestre che ci siamo prefissi. Queste micro azioni non devono essere più di tre. Se possiamo anche chiamarle non tanto microazioni quanto delle micro tappe, quasi delle pietre miliari per arrivare gradualmente al raggiungimento del nostro obiettivo. Non devono essere più di tre perché ciascuna di esse sarà il focus dei nostri 30 giorni, quindi se un trimestre si compone di tre mesi, ogni mese avrà una micro tappa, che decidiamo naturalmente a monte, che ci aiuterà a raggiungere alla fine di quei 90 giorni il nostro macro obiettivo. Ok? Quindi, ricapitolando, ogni trimestre ha un obiettivo macro che vogliamo raggiungere e tre micro step o micro tappe che ci aiuteranno a raggiungerlo, ok? Per individuare il macro obiettivo, la domanda che devi farti è: dove ho intenzione di arrivare nei prossimi 90 giorni? È chiaro che è una domanda aperta, la risposta dipende dal tuo modello di business, dipende dal tuo stadio di crescita attuale, dipende se cominci da zero oppure se hai un progetto avviato. È chiaro che ogni macro obiettivo che individuiamo deve essere funzionale anche ad una crescita economica della nostra azienda. Sappiamo che senza vendite e senza clienti non esiste un business, quindi teniamo sempre a mente naturalmente questa sorta di bussola. Per individuare le nostre micro tappe, invece, dovremo farci questa domanda. Quali sono le pietre miliari
che, una volta definito il mio macro obiettivo, mi aiuteranno a raggiungerlo. Diciamo che individuare queste pietre miliari è sicuramente semplice una volta che è ben chiaro qual è il mio macro obiettivo. Quindi concentriamoci ancora un attimo su come possiamo orientarci per individuare il nostro macro obiettivo trimestrale. Personalmente, ed è quello che consiglio e suggerisco di fare anche a tutte le imprenditrici che fanno parte della membership di Pizza Academy, mi è utile pensare alla mia attività come suddivisa sempre in due grandi fronti, ok? Un fronte è quello che dentro Pizza Academy chiamiamo il fronte soluzione e poi c'è il fronte influenza. Il fronte soluzione o soluzioni include tutte le attività legate ai prodotti oppure ai servizi che proponi ai tuoi clienti, appunto le soluzioni, chiamate così perché vanno per forza di cosa a risolvere un problema o a soddisfare un desiderio. Le attività su questo fronte quindi sono finalizzate ad aumentare, ad esempio, il numero di queste soluzioni per aumentare così i centri di profitto della tua azienda, oppure migliorare quelle che già hai per aumentarne magari il valore economico, oppure il numero di unità vendute, oppure può significare crearne una da zero, una soluzione da zero se stai partendo adesso, perché è ovvio che senza un prodotto o un servizio da acquistare non andiamo insomma molto lontano quando si parla di impresa. Il fronte influenza riguarda invece attività legate ad aumentare l'esposizione delle tue soluzioni, quindi tutto quello che ha a che vedere con, ad esempio, la SEO, i blog post, i social media, le sponsorizzate, i funnel automatici, la newsletter. E l'obiettivo di queste attività è trovare, o meglio farti trovare da nuovi potenziali clienti e coltivare un rapporto solido anche con quelli che hai già, in maniera magari da renderli acquirenti ripetuti. Quindi semplicemente la chiave è programmare il tuo lavoro, la tua mappa, anche trimestrale, su ciascuno dei due fronti, attraverso appunto degli sprint che porti avanti nell'arco di 90 giorni. Possiamo chiamarli anche sprint. 90 giorni, non te l'ho detto prima, è un arco di tempo che io amo, perché, e non soltanto io in realtà, l'ho preso naturalmente da chi aveva più esperienza di me sul campo, perché non è né troppo lungo né troppo breve. È abbastanza lungo per darti il tempo di completare un certo tipo di obiettivo, ma è anche abbastanza breve per evitare che l'entusiasmo possa in qualche modo scemare, perché insomma ci sbrodoliamo all'infinito fino a quando poi perdiamo di vista anche il motivo per cui stiamo cercando di raggiungere quell'obiettivo. Ora, quando tu decidi quello che è il tuo macro obiettivo da raggiungere, non è che significa che farai solo quello, questa è una delle obiezioni più frequenti, non è che adesso tutto il resto finisce in secondo piano e non esiste più, ma significa semplicemente che hai una direzione, cioè che su quello andrà a concentrarsi possibilmente l'80% dei tuoi sforzi o comunque la maggior parte. Facciamo un esempio pratico per capire come effettivamente questa mappa 3x3 ci può realmente aiutare con un obiettivo reale. Supponiamo che io abbia scritto un libro e che a questo punto decida di organizzare il lancio di questo libro e quindi decido che per il prossimo trimestre il mio macro obiettivo è il lancio di questo libro. Ok, lancio e promozione di questo libro. Il libro in sé per sé è una soluzione, quindi non metto nello stesso trimestre la scrittura del libro e il lancio del libro perché sarebbe follia. Diciamo che è sempre bene evitare di sovrapporre questi due piani in maniera troppo intensa, salvo rare eccezioni che andremo a vedere tra pochissimo. Ma tornando a noi, il mio libro l'ho scritto il trimestre precedente, quindi ho sviluppato la mia soluzione. Ora voglio concentrarmi sul fronte influenza. Significa che il prossimo trimestre decido che, se l'obiettivo è il lancio e la promozione del libro, le mie tre micro tappe saranno, ad esempio, microtappa numero 1, la revisione e consegna del libro. Supponiamo che io stia lavorando con una casa editrice, oppure la revisione, se me lo sto autopubblicando, la revisione definitiva del libro e la sua e la stampa del libro se sto facendo un libro fisico. Ok? Questo sarà il primo mese di lavoro, il micro obiettivo, che poi tanto micro non è, del mio primo mese di lavoro del prossimo trimestre. Poi ci sarà la definizione del lancio e degli assetti di questo lancio. Che cosa significa? Significa la preparazione dei post sui social, la preparazione delle pagine web se decido di utilizzare il mio sito, la preparazione delle newsletter se decido di scrivere delle newsletter per la mia lista. E a quel punto il terzo macro
micro, chiamiamolo micro, macro, come volete, però insomma il terzo obiettivo, la terza tappa per arrivare al mio obiettivo più ampio, che è il lancio del libro, sarà effettivamente l'inizio della sua promozione. Io posso quindi in questo modo organizzare e pianificare le mie attività senza più l'incertezza e il dubbio di non sapere qual è il prossimo passo. E adesso arriva la domanda in assoluto più frequente quando comincio a parlare di fronte soluzioni o influenza a chi inizia da zero. Quindi quando io inizio da zero non ho né un audience e nemmeno una soluzione. Cosa faccio? Ok, mi concentro prima su uno, mi concentro prima sull'altro, mi concentro su entrambi contemporaneamente. Allora, diciamo che ad un certo punto di crescita è inevitabile che i due fronti vadano a sovrapporsi e probabilmente diventerà tutto molto più fluido, non ti servirà un intero trimestre per lavorare solo su un fronte piuttosto che un altro. Potrai decidere di concentrare la maggior parte dei tuoi sforzi su una cosa piuttosto che un'altra e questo a mio avviso è sempre consigliabile. Detto questo, quando parti da zero, il mio consiglio è sempre, soprattutto se parti da sola, quindi se non hai un gruppo di persone che possano aiutarti, nel qual caso è tutta un'altra storia, ma se parti da sola, il mio suggerimento è quello di scegliere fronte soluzione o fronte influenza. Non c'è giusto o sbagliato, l'importante è che quando e se inizi a lavorare sul fronte influenza, non diventi, diciamo così, una scusa, quello di lavorare sui tuoi social, quello di lavorare sulla tua newsletter, una scusa per non creare una soluzione da vendere. La vendita è sempre comunque necessaria al funzionamento di un'azienda, quindi non è una cosa che puoi parcheggiare. Scegli liberamente da quale fronte vuoi partire, ma ricorda sempre di cercare di tenerli perlomeno inizialmente separati. E questo è tutto per la puntata di oggi di Impact Girl. Fammi sapere nei commenti se ti stai concentrando in questo momento sul fronte soluzione, oppure se ti stai concentrando sul fronte influenza, oppure se stai facendo un mix di tutti e due e stai impazzendo. Non ti preoccupare perché sono qui a darti una mano quando vuoi. Mi raccomando, prima di lasciarci, se stai guardando questo video dal canale YouTube, ricordati di iscriverti, se non l'hai ancora fatto, attivando la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che esce una nuova puntata. Ci vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Mua. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.